Bella Juve, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per fare la reaction a Juventus-Napoli. Partita importantissima, dobbiamo continuare con la nostra striscia di vittorie. E speriamo che ci sia una partita emozionante. E dopo ci sarà anche un ospite speciale che sta in ritardo. Noi ci vediamo con il match, speriamo di vincere, dai ragazzi, almeno questa, la più importante. Ragazzi, è arrivato! Un po' in ritardo, scusate il ritardo, insomma, però ci siamo sempre, l'importante è quello. Tanto questi membri che ho pensato di fare solo. No, è successo niente. Ancora. Noi ci siamo. Manu! Bellugo! Mannaggia! Bravo Mettone! Prima occasione pericolosa in tutto il match. Che piano di terrore. Ha parato! Mamma mia! Ma che parata fa! Bellissima! Guardala che parata! Mannaggia! Ragazzi, è finito il primo tempo. Una partita, diciamo, chiusa. Ci sono state poche occasioni. Molto equilibrio, nessuna delle due ha prevalso, l'occasione solo finale per il Napoli. La Juve un po', cioè non ho male del possesso, però qualche potenziale occasione l'ha avuta, ma niente di concreto. E deve cercare di velocizzare un po' il possesso, perché sennò così è troppo facile per il Napoli difendersi sui prossimi. Infatti alla fine è stata pericolosa così, ma il Napoli più o meno deve essere precavata, quindi secondo me bisogna velocizzare un po' la manovra. Quindi 1-0 Juve. No. No. Vai qualità! Va! Manu! L'unica occasione buona che ha avuto! Mannaggia! Guarda là! Facciamo i primi! Oh! Dai! Ma come fanno ad essere troppo. Dai! Come fanno ad essere troppo passaggio questo? Beh, cazzo va da dire. Yeah. No, cioè questo è nettissimo però, aiuto, bene! Cioè, Dai, dai! te lo dà. C'è il VAR, queste cose. Oddio! Dai! Vattene a fa' il culo, va, lui, te va, 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 va. No, la botta! Ti prego! No, no! Ci siamo salvati, ci siamo salvati. Vabbè, gira. Luna. Ti prego! Che fai, fallo ruscio? Mamma mia, fallo ruscio. Ma è proprio scemo. Ma è rimasto, c'era Neres là! Ma è proprio scemo! C'era Neres! Ragazzi, è finito il match. Partita bruttissima da vedere, cioè non ci sono state occasioni. Potevamo fare di più, assolutamente. Ci siamo chiusi dietro. E non riuscivamo manco a fare un'azione in attacco. Purtroppo la Juve non ha dato velocità neanche nel secondo tempo in realtà. E lo sapevo che questa è una partita difficile perché Napoli ha le caratteristiche giuste per metterci in difficoltà a livello difensivo, cioè nel senso a livello offensivo nostro.
ci ha messo in difficoltà. Non è un brutto pareggio, però alla lunga, se vuoi provare a fare qualcosa in più, devi cercare di vincere anche queste partite. Siamo all'inizio, però dai, diciamo che speriamo bene per il futuro. Ecco, purtroppo basta veramente poco al momento per bloccare la Juve, perché basta mettersi dietro a fare giocare di contropiede. Questo è il modo, ecco. Se poi non c'è neanche il rischio della giocata, insomma. Però, vabbè, diciamo che i migliori in campo della Juve sono stati Bremer, Yildiz e metto Kalulu, perché diciamo che difensivamente anche Savona, devo dire la verità, ha fatto una buona partita. Qua Lukaku vedete, non ha toccato palla, quindi devo dare merito, insomma, a questi tre, questi quattro. I migliori in campo invece del Napoli sono stati Lobotka, Rachmani e Bongiorno, tutta la fase difensiva. Noi ci vediamo col prossimo match. Bella Bella ragazzi. ragazzi.